Allora, mi rifaccio ad alcune espressioni degli amici e delle amiche che hanno parlato precedentemente. Perché le leggi si fanno anche se hai uno stimolo. Io lo chiamo, forse alcuni di voi me l'avete già sentito dire, che si chiama lobbismo positivo. E la Barili è stata uno stimolo che voi non ve la immaginate nemmeno. L'ho conosciuta dopo aver conosciuto padre Crippa, che era diventato poi l'assistente ecclesiastico dell'Apicolf. Quando l'ho conosciuta, l'Apicolf c'era già, ma la forza di quell'associazione è venuta cammin facendo man mano che capivamo che cosa dire e che cosa fare per le collaboratrici domestiche, che non si chiamavano così. Noi abbiamo un problema anche di linguaggio quando vogliamo rispettare le persone e finalmente le chiamiamo collaboratrici domestiche, perché quando andava bene bene dicevano la mia domestica, se no era un parlare comune dire la mia serva. Quindi anche il lessico era diventato importante e con il lessico anche la relazione con le lavoratrici e con i datori di lavoro. La cosa più moderna che ha potuto pensare la Barili, come la chiamavo io, era il pensare che se non formi le persone il lavoro rimane sempre umile e povero. Con la formazione, elevando la persona e facendo in modo che la persona stessa avesse consapevolezza del valore del suo lavoro, incominciava a trattare il contesto, anche della famiglia in cui viveva, con soggezione e buona educazione certamente, ma sapendo che si imponeva come una persona, non come una qualsiasi cosa che c'era in quella casa, che invece di essere l'aspirapolvere elettrico era una donna che faceva i mestieri. Quindi primo, il cruccio di Barili era fare in modo che la formazione fosse acquisita come una realtà che apparteneva alla dignità del lavoro. E quindi i corsi di formazione sono stati moltissimi, vi assicuro che ho partecipato a moltissimi. Benvenuto Enrico, perché qualche volta vedevo sia il marito che la figlia per mano ai convegni. La seconda cosa, apprezzare la modernizzazione degli strumenti di lavoro. C'è una sua frase che forse la trovo tutta intera, che mi fa piacere dirvela. Ecco, dice: non vogliamo rinunciare a conoscere strumenti tanto sofisticati che possono essere ausili e presidi per chi non ha mani o è anziano o è disabile. Prima di questa frase diceva: abbiamo conosciuto i detersivi, abbiamo conosciuto la macchina per lavare i piatti, quella per lavare i vestiti, ci siamo sempre adeguati. Adesso arriveranno ausili importanti per affrontare situazioni che non avevamo affrontato, perché in realtà cammin facendo la collaboratrice familiare è diventata una collaboratrice anche in un'altra casa, perché spesso si va da casa a casa. L'assistenza domiciliare è possibile fino ad un certo punto per le gravi disabilità o per gli anziani, molto anziani, grandi vecchi, novantenni, magari con Alzheimer o demenza, e quindi non riesci più a stare nel tuo domicilio. Vai in una casa che si chiama RSA e le aveva viste, e ha visto che dentro lì ci volevano delle lavoratrici consapevoli del loro lavoro. I corsi di formazione per gli ASA, le assistenti sociali, socio-assistenziali, ASA. Adesso se ci fosse stata avrebbe dato la vita per gli OSS, perché gli operatori socio-sanitari sono ancora più preziosi e hanno bisogno di essere aiutati a capire che il lavoro che fanno stavolta non è sconosciuto, perché i familiari delle persone istituzionalizzate, come osiamo dire, capiscono benissimo che c'è qualcuno che lava, pulisce, imbocca, conosce il loro parente nei bisogni più intimi meglio di loro,
sa che se fa una carezza o lo tratta bene e non lo chiama nonno, nonnina, ma signora Giovanna, signora Martina, signor Mario, è perché sono stati formati per poter fare bene un lavoro di rispetto di chi ha bisogno e più bisogno di altri. Occorre avere una formazione ancora più approfondita, che rasenta anche qualche volta la conoscenza della specializzazione delle professioni che lavorano con te, perché l'infermiere e il medico passano, l'OSS e l'ASA rimangono. Ma abbiamo questionato molto noi sul lavoro domestico, perché la domestica era anche la mamma, vero? Anche la donna in casa, anche la zia non sposata. Quindi queste domestiche, altro che sconosciute e mute, queste erano date per acquisite, dovevano far andare avanti la casa per tutti, lavare per tutti. Beh, proprio queste erano al servizio della famiglia, come se fosse obbligatorio essere al servizio della famiglia. E abbiamo questionato, le paghiamo? Parliamo oggi, dopo il referendum dell'Irlanda, che dice che bisogna pagarlo il lavoro domestico, perché è reddito per la famiglia, è PIL per lo Stato, perché chi lavora in casa fa gli acquisti, mantiene bene i locali, fa il risparmio, quindi è attività per il Paese, perché credo che Susanna lo sappia, che c'è un'attività che ha moltiplicato un po' i posti di lavoro, ma non la produttività. Nel nostro Paese in questi giorni anche il governo continua a dire che sono aumentati i posti di lavoro, ma la produttività non è aumentata, perché dipende da che lavoro tu offri alle persone. Se il lavoro è povero, rimane povero il Paese, ma soprattutto limiti la dignità. Io la battaglia sul salario minimo ritengo che sia così di civiltà che abbiamo sbagliato a non continuare a parlarne anche in questa campagna elettorale, perché il lavoro povero indebolisce la dignità della persona. Nel convegno che avevo pensato io prima, e quindi nell'altro discorso che avrei fatto, volevo incominciare con due frasi adatte alla Clementina. La prima frase era quello di Pio XII, cui lei si è ispirata: i lavoratori per i lavoratori, cioè la consapevolezza della tua forza come lavoratore, per cui insieme con gli altri trasformi la società col lavoro. Allora, i lavoratori per i lavoratori, altro terzo grande elemento di modernizzazione, l'associazionismo. Il singolo può fare, ma si diventa forti se si è un'associazione. E se l'associazione, oltre a raccogliere le tessere, a fare formazione, fa. Cioè bisogna vedere atti per cui alle parole segue la testimonianza, perché la parola è anche un po' comoda. Allora, le case per ferie, queste domestiche, ai tempi in cui parlavamo noi, erano italiane. Ma adesso, intanto che parliamo oggi, la maggioranza degli iscritti all'Apicolf è straniera. Aveva intuito questo fatto, aveva internazionalizzato l'Apicolf, era entrata a far parte di un organismo europeo. Perché chi crede che il lavoro è davvero l'unico strumento che dà dignità alla persona, poi fa qualsiasi cosa per il lavoro, e in quella maniera lì fa qualsiasi cosa per la persona. Cosa discutevamo allora? Di pagare la mamma, e tutte ci dicevano: ma no, lo si fa per affetto, è un obbligo morale, se ti sei sposata sai che hai sulle spalle la famiglia. Era ancora più cruda questa cosa quando abbiamo fatto la legge sulla violenza sessuale. Oggi Repubblica ne dà conto e sbaglia il mio nome, amen, l'importante è che la legge l'abbiamo fatta. No, non quella che abbiamo fatto, ma la Bottari e io siamo state sconfitte, perché ci hanno messo 20 anni a fare la legge, tant'è che quando l'hanno fatto la Iotti, che di solito come Presidente non parla sulle leggi, ha preso la parola dicendo: colleghi, scusatemi, ma adesso la devo dire, ci abbiamo messo troppo tempo e siamo arrivati con una legge che è già superata. Infatti, dopo di quella legge, il femminicidio avrebbe avuto, se la legge fosse stata fatta in tempo utile, di nuovo un'elaborazione. Invece lì è e lì è rimasta. No, avevamo fatto la legge contro il delitto, il matrimonio riparativo, il delitto d'onore, perché lì c'era proprio scolpita nel codice penale che la donna non contava niente. Ma meno di così si muore. Ammazzavi uno e avevi una pena modesta, perché era ferito il tuo onore e non quello della donna.
Guardate dove eravamo, ma era il 1981, vero? La Costituzione l'abbiamo dal 48 in vigore, dal 47 approvata, ma peggio ancora allora. La nostra Costituzione all'articolo 3 dice che non ci sono distinzioni di sesso, l'ha messo una donna ovviamente di sesso, la Mattei, perché non c'era, ma le magistrate hanno potuto diventare, entrare in carriera nel 63, la Costituzione del 47, e non era stato approvato il lavoro delle donne magistrate, quindi loro non erano pari ai lavoratori, perché in alcuni giorni del mese non sarebbero state serene nei giudizi. Cioè queste andavano bene in tutti i giudizi, tranne che per fare il magistrato. L'articolo 37, qui Susanna ci fa lezione, dice che la donna ha diritto al lavoro e a parità di lavoro, parità di salario. Oh, siamo nel 2024 e l'articolo 37 è lì dal 47. Non solo, ci dice anche che il lavoro deve essere compatibile con la funzione che se una donna vuole diventare madre, posso diventare madre. Benissimo. Siamo alle culle vuote e come facciamo a far diventare madri le donne se abbiamo tolto, grazie ai sindacati, la dimissione in bianco? Deo gratias. Però ancora qualcuno chiede se si sposa, ha intenzione di avere figli, lo chiedono ancora. In Veneto ci sono due aziende, per fortuna, vero Susanna, che premiano le donne che fanno figli. Sono due in tutta Italia, piccole aziende, ma illuminate. Allora, noi dobbiamo portare a casa il caregiver di cui parlavo fra un momento, perché non voglio andare oltre, ho messo il timer. Parleremo fra un momento del caregiver, ma dobbiamo portare a casa assolutamente un modo diverso di concepire la maternità. In Irlanda vogliono pagare le donne che stanno a casa. In Italia dovremmo almeno pagare interamente lo stipendio quando sono in maternità. Queste donne lavorano per il paese, vero? Ogni figlio è un guadagno per la società. Invece così è un peso per la donna e un peso per la famiglia, perché arriva uno stipendio ridotto. Stipendio ridotto, pensione ridotta. Carriera che si interrompe perché quando torni non c'è più il tuo posto e magari sei dimensionata. Ma come facciamo a riempire le culle e a dire che le donne hanno pari dignità degli uomini proprio là dove si inserisce il discorso della dignità, che è l'articolo 1, niente meno, della Costituzione, perché siamo fondati sul lavoro. Quindi l'articolo 1 disatteso, il 3 disatteso, il 37 disatteso. Sono cose di cui discutevamo con la Barili, tranne che lei ci ha lasciato nel 2000 e quindi non ha visto queste battaglie. Adesso dico a voi, care amiche ed amici presenti, cosa le stiamo dicendo per fare queste cose, noi qua? Voi a casa avrete probabilmente un qualche collaboratore, come incominciate a chiamarle diverse? La mia Carmen la chiamiamo signora Carmen e le diamo del lei. I suoi figli sudamericani li aiutiamo ad andare all'università in Italia. Cioè, se noi veniamo a dire queste cose, da qualche parte qualcuno deve testimoniarlo. Non basta dirlo. Un'altra cosa bella che ha detto il Papa ieri, che mi commuove perché io la adoro, quella africana lì, è la madre Bakita. Ah, sì. L'adoro proprio. E poi è la provvidenza reificata. Cioè, questa qui era una schiava in Sudan. E io sono stata in Sudan, nei campi profughi, quando ero alla Croce Rossa Internazionale. Sono stata in Sudan nel terzo millennio. Quella era in Sudan alla fine del 1800. È riuscita ad arrivare in Italia perché un signore veneto, come i signori gnocchi che avevano Clementina in casa, l'ha portata via dall'Africa, l'ha tenuta come una donna di casa e non schiava, eppure questo veniva dall'Africa, poteva trattarlo da schiava. La cultura cattolica veneta ha avuto la meglio, quella è diventata addirittura una suora canossiana, i veneti la chiamano la Moretta, quindi pensate com'è anche affettuoso la Moretta, ed è santa. Per me questa Bakita è proprio reificato un percorso dalla schiavitù alla dignità del riconoscimento di essere una persona. Voglio dirvi, neanche di essere una donna, di essere una persona. E con la Clementina il nostro problema era questo, il primo contratto.
nazionale. L'ha fatto, io dico l'abbiamo perché lei non mi abbandonava e io non l'abbandonavo. E quindi quello che voglio dirvi, perché appunto avendo messo il timer non posso andare oltre, è che la fondazione della PCOLF è stata per la storia del movimento di lavoro domestico una pietra miliare. Altrimenti saremmo arrivati ancora con più ritardo lì dove siamo arrivati adesso. E per usare le immagini che prima ha usato Susanna, poi anche il nostro Don Francesco, vi dirò che siccome non si è fatta mancare niente come fatiche, come viaggi, però a dire la verità Enrico ha fatto un bel viaggio, anche il viaggio di nozze, siete stati dappertutto, in Svezia, in Danimarca, ma andate dappertutto, un viaggio di nozze tremendo, hanno fatto il giro dell'Europa, giustamente così si è innamorata dell'Europa anche dal punto di vista della difesa del lavoro casalingo. Ma il problema vero adesso sarebbe stato con il Covid, ti assicuro Susanna, questa sarebbe stata al lavoro, non a casa, come facevano i nostri infermieri, i nostri medici, lavoro di cura vero quello, altro che. Ma perché non ci ricordiamo più che li abbiamo chiamati eroi? Questi qui non si cambiavano nemmeno, si facevano tutto addosso per non cambiare lo scafandro, per non perdere tempo per i malati, ma per non far spendere i soldi al sistema sanitario nazionale che sta sprecando i soldi nel nostro paese. Non dà medici, non dà infermieri, non dà niente a nessuno. E abbiamo avuto gente che ha risparmiato per curare i malati italiani. Se ci fosse stata, sarebbe stata da questa parte, ma il Padre Eterno gli ha dato pure l'Alzheimer e sono sicura che sulle demenze avrebbe inventato qualcosa. Perché quello è il lavoro più difficile per chiunque abbia un lavoro in casa. C'è una legge 33 del 23 che io considero inutile e dannosa, lo dico ai parlamentari, perché toglie dal sistema sanitario la cura degli anziani. Toglie gli anziani dall'articolo 32 e li rifila al 38, cioè al sociale. Soprattutto abbiamo bisogno che le persone che curano a casa fin quando possono, ma è difficile per tutta la vita tenere a casa un malato di Alzheimer o uno che ha demenza, perché durano a lungo adesso, è una malattia che si cronicizza, vanno anche 10-15 anni, una volta ahimè morivano prima. E allora la formazione di chi va a fare l'assistenza domiciliare è indispensabile. Il PNR ha piazzato lì 2 miliardi e 700 milioni sull'assistenza domiciliare, una cifra mai vista nel sistema sanitario. Per chi? Chi va in casa ad assistere le persone in gravissima difficoltà? L'infermiere è previsto un'ora e mezza alla settimana. Susanna, un'ora e mezza alla settimana. Uno abita a Corviale, al quarto piano, l'ascensore non va, quell'anziano lì non scende più lui, ma non scendono e salgono neanche gli altri. Allora, prima di fare le cose si studiano. Io dalla Barili ho imparato, perché il lobbismo positivo è questo: tu puoi studiare, puoi avere i dossier sotto mano, ma se non c'è uno che ti dice come si vivono i problemi, tu i problemi non li vivi, e quindi come fai a sapere come va? Allora, in una condizione molto particolare, al suo paesino di montagna che amava tanto, forse lì no, che è stato chiesto dal prete, è stato chiesto che cosa vi ricordate di più della vostra vita? Lei, che era un Alzheimer avanzato, mi hai detto, vero Federica? Ha risposto con una grande lucidità: amare e servire. Mio marito ha trovato un vescovo intelligente, per fortuna, in Italia. Aveva detto che i malati di Alzheimer alcune cose della vita passata non le dimenticheranno mai, anche quelle religiose, e che hanno una vita spirituale, perché qualche collega non dà la comunione, pertanto non capiscono niente. Ora, questo vescovo a Natale fa una cerimonia natalizia per i malati di Alzheimer. Bene, quando c'è Tu scendi dalle stelle, il Paternoster in latino, tutti recitano tutto. La persona non viene mai meno, la malattia non cancella la vita. Allora abbiamo bisogno che siano i familiari, che siano gli stranieri, che siano le persone che paghiamo, spero volentieri, che accudiscono altri, hanno in mano la vita. Quindi la donna
Vita e libertà vuol dire tanto, non solo per l'iraniane, vuol dire molto per noi, perché dove c'è la vita la custodisci. Se c'è la vita, poi per proteggerla cerchi anche di difendere la libertà. E la Bareilly, in anni in cui queste cose non si dicevano, le ha fatte. Grazie. Grazie Maria Pia.